Swift è leader mondiale nella fornitura di servizi di pagamento sicuri. Ogni giorno gestisce trasferimenti di fondi per migliaia di miliardi di dollari. Soltanto nel 2016 ha processato 6 miliardi e mezzo di transazioni con una media di 25 milioni di messaggi al giorno per 11.000 clienti sparsi in 200 paesi. Visti i numeri, non c'è da stupirsi che sia diventato un obiettivo interessante per hacker e truffatori. Negli ultimi anni il 20% delle frodi bancarie, che ha utilizzato anche Swift come circuito per i pagamenti, ha avuto successo, traducendosi in sottrazione di fondi per le banche. Alcuni di questi attacchi hanno fatto particolarmente notizia. Banca Sonali del Bangladesh, sottratti 250.000 dollari. Banco del Austro, Ecuador, sottratti 12 milioni di dollari. Banca Centrale del Bangladesh, sottratti 81 milioni di dollari. A seguito di tutto ciò, Swift ha progettato e lanciato nell'ottobre del 2016 il Customer Security Program, un programma volto a rinforzare il sistema bancario globale attraverso una serie di controlli da applicare alle istituzioni finanziarie che partecipano al circuito. In che cosa consistono questi controlli? Gli obiettivi posti sono tre: rendere sicuro l'ambiente dal quale si opera sul circuito Swift, gestire al meglio gli accessi a questo ambiente, essere in grado di identificare eventuali minacce o anomalie e rispondere di conseguenza. Questi tre obiettivi vengono raggiunti applicando 27 controlli tramandatori e facoltativi da rinnovare annualmente. Chi è soggetto a questi controlli? Praticamente tutti i soggetti che partecipano al circuito Swift, sia quelli che possiedono un'infrastruttura interna dedicata, sia quelli che si appoggiano ad un fornitore di servizi o service bureau. Entro quando vanno fatti questi controlli? Entro il 31 dicembre del 2017 andrà presentato a Swift un documento di self-attestation, tramite il quale si dichiara la compliance al Customer Security Program. A partire da gennaio 2018 verrà selezionato un numero di clienti Swift per i quali verrà predisposta una verifica da parte di auditor interni oppure esterni, a seconda dei casi. E se non presento il documento di self-attestation? Swift si riserva di comunicare alle controparti l'esito dei controlli oppure la mancata presentazione della self-attestation. Ciò verrà fatto attraverso il registro KYC, Know Your Customer. Swift potrà inoltre decidere di escludere un soggetto qualora lo ritenesse opportuno. E ora che faccio? Sostanzialmente le cose da fare sono tre: analizzare il proprio livello di compliance nei confronti delle richieste di Swift, implementare i controlli richiesti non presenti, presentare il documento di self-attestation. Serve aiuto? Advention, società specializzata nella sicurezza delle informazioni, è in grado di darti tutto il supporto che ti serve per far fronte a tutti gli ambiti del Customer Security Program di Swift. Valutazione del livello di compliance, identificazione del gap tra ciò che viene richiesto e ciò che è implementato, definizione della roadmap per arrivare alla compliance, selezione e implementazione delle misure di controllo necessarie, verifiche di sicurezza dei componenti correlati al circuito Swift, definizione di policy e procedure inerenti all'ambito Swift. Per avere maggiori informazioni ti invito a scrivere a info@advention.com.